questione del decreto sicurezza bis, lei la pensa là. Ti chiedo di entrare in studio così, visto che anche come diceva Aziello, il diritto ha bisogno di adattarsi alla realtà. La realtà è mutata così tanto anche in queste settimane che il decreto sicurezza bis ha subito alcune modifiche. Sì, esatto. Se ce le puoi illustrare. Sì, esatto, Francesco. Allora, intanto alcuni contenuti sono stati un po' anticipati qua in studio, però ci sembrava opportuno appunto chiarire che cosa contiene il decreto sicurezza bis. Abbiamo deciso di partire da questa immagine perché la consideriamo un po' un'immagine simbolo, è l'immagine della Guardia Costiera Gregoretti ancorata al porto di Augusta e con ancora 115 migranti a bordo. La prendiamo come immagine simbolo perché il decreto sicurezza bis si occupa molto di sicurezza in mare ma non solo. Vediamo appunto che cosa contiene questo decreto, se passiamo al cartello successivo. Intanto c'è da dire che il testo approvato in Consiglio dei Ministri l'11 giugno scorso è stato un po' modificato, è stato un po' aggiornato. Il decreto si divide in due parti, la prima parte è quella che riguarda proprio la sicurezza in mare, mentre l'altra parte è quella che riguarda l'ordine pubblico e la sicurezza, possiamo dire, a terra. E nella prima parte questi sono i punti chiave. Il ministro dell'Interno può vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nelle acque territoriali italiane. E è stato un po' modificato, è stato un po' ammorbidito perché ci ricordiamo gli screzi tra Salvini e il ministro Trenta proprio su chi comanda e cosa. E infatti il ministro dell'Interno a questo punto può decidere di concerto con difesa e infrastrutture e poi informa il Consiglio dei Ministri. Un altro punto chiave è la previsione dell'arresto obbligatorio per il comandante in caso di resistenza o violenza contro una nave da guerra. Ed è questo il caso di Carola Rackete. E nel cartello successivo abbiamo una foto di Carola Rackete che è stata arrestata proprio mentre attraccava, subito dopo l'attracco al porto di Lampedusa, con una manovra che ha causato un po' qualche discussione, diciamo così. Poi ci sono altri punti chiave del decreto sicurezza che ancora riguardano la prima parte, quella della sicurezza in mare. Innanzitutto sono previste delle multe fino a 1 milione di euro per chi viola il divieto e questo è un emendamento introdotto dalla Lega che innalza praticamente le multe, perché all'inizio nel testo uscito da Palazzo Chigi si prevedevano multe fino a 50.000 euro, poi è stato innalzato. Un altro emendamento invece sul fronte 5 Stelle prevede la confisca della nave che viola le regole. A questo punto se la confisca diventa definitiva, la nave diventa di patrimonio dello Stato. E sono previsti anche dei fondi per rimpatri da incrementare. Il caso della confisca della nave ce l'abbiamo avuto presente con il veliero Alex della ONG Mediterranea, che era stato confiscato poi con varie discussioni, che un dibattito a lungo che ha tenuto banco i primi di luglio. Poi possiamo passare... una parte che invece riguarda quanto avviene nella terra, in particolare riguarda le manifestazioni. Esatto, questa seconda parte prevede, si riferisce alle manifestazioni pubbliche o sportive e prevede la reclusione da 1 a 4 anni per chi durante le manifestazioni pubbliche utilizza razzi, petardi, fuochi, ma anche mazze o qualunque altro oggetto che possa essere pericoloso per le persone o per le cose. Inoltre è vietato l'uso di caschi e di qualsiasi dispositivo che renda irriconoscibile il volto della persona e sono previste pene più severe per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Grazie a Leila per averci fatto il punto sul decreto sicurezza bis.